Benvenuto in questo nuovo video dove andremo a scoprire una funzionalità introdotta nella versione di febbraio del 2022 in Adobe Premiere Pro CC. Sto parlando di Remix. Remix è una comoda funzione che ci consente di inserire una clip musicale e adattarla al contenuto video. Quante volte ci capita o ci può essere capitato di aver già montato le clip video e non aver preso in considerazione una parte fondamentale del montaggio, ovvero la colonna sonora, e quindi dobbiamo stravolgere il nostro montaggio, i nostri ritagli, le nostre dissolvenze e così via. Grazie a Remix, Premiere Pro adatta automaticamente alla timeline, quindi a tutte le clip inserite nella sequenza, le clip video, una traccia musicale, adattandola, quindi tagliandola, aggiungendo dissolvenze, in maniera tale che il suo contenuto combaci alla perfezione con il contenuto video. Ma andiamo subito a vedere come funziona. Abbiamo qui già il nostro progetto aperto in Adobe Premiere Pro CC con tutte le tracce video montate, alcuni effetti sonori, e se teniamo premuto il mouse qui sull'icona del montaggio con scarto troviamo la funzione Remix, lo strumento Remix. Selezioniamo. Eccolo qui. Al momento non abbiamo una traccia musicale, quindi ci facciamo poco. Inseriamo questa traccia musicale e, come vedi, è molto più lunga rispetto al nostro contenuto. Cosa vado a fare? Avendo già selezionato lo strumento, vado a trimmarlo praticamente fino al punto in cui voglio che finisca la musica. Ecco qua. Vedi che Premiere già ha portato le sue modifiche. E andiamo con lo strumento di selezione, vedi che qui ci sono come delle linee ondulate e qui finisce la musica. Fantastico, praticamente è già fatto. Adesso controlliamo subito il risultato. Perfetto, Premiere ha praticamente preso questa traccia di 2 minuti e 13 secondi e l'ha adattata a una clip di circa 30 secondi apportando questi tagli alla clip musicale. Ma non è tutto, perché in realtà il lavoro può essere anche personalizzato, non è tutto automatizzato. Infatti, selezionando la traccia musicale, accedendo al pannello di audio essenziale, troviamo alcune funzionalità importanti. Vedi? Qui nella sezione Duration abbiamo il metodo Remix e abbiamo Personalizza. Qui abbiamo il numero di segmenti, che può essere da, come vedi, 0 fino a 10. Vedi che Premiere adatta la traccia musicale in base alle nuove impostazioni. Che succede con i segmenti? Regolando questo parametro possiamo controllare il numero di tagli e dissolvenze incrociate effettuate nel nostro remix. Lasciamo comunque su 5, ecco qua. I valori più bassi, quindi da 0 diciamo fino a 5, corrispondono a un minor numero di tagli, mentre i valori più alti, da 5 a 10, corrispondono a più numeri di tagli. Vedi com'è? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e così via. Se andiamo a 0 ne abbiamo 1, 2 e 3. Lasciamo a 5. Questo per dare maggior variazione alla clip musicale a livello di segmenti musicali. Invece nella sezione variazioni possiamo regolare questo parametro per una rapida anteprima dei remix alternativi, dando la priorità a elementi più melodici o armonici, come si suol dire, e come vedi cambiano le forme d'onda perché cambia. Anche qui cambiano i segmenti che Premiere Pro va a individuare per rendere, come dire, più movimentata la nostra traccia musicale. Vedi che qui parte, diciamo, la parte iniziale, poi prende una parte centrale più, come dire, ricca di elementi sonori, per poi andare subito al finale. E quindi diciamo che personalizzando con questi due parametri, segmenti e variazioni, possiamo dare anche un tocco più personale, più ritmato, più variegato alla nostra traccia musicale remixata. Bene, con questo video quindi abbiamo scoperto questa nuova funzionalità molto comoda, pratica e veloce, perché è veramente bastato semplicemente tirare la clip musicale verso sinistra fino
al punto di corrispondenza con la fine della nostra sequenza video e il gioco è stato fatto. Grazie per l'attenzione e ti aspetto al prossimo video.